Bene, il demo video di oggi lo giriamo con il Redmi Pro. Sì, quello con due fotocamere. Riprendo fiato perché stiamo salendo verso il forte di Bard e qua potete vedere cosa, ovviamente, la stabilizzazione di questo telefono che ha una doppia fotocamera. Saliamo. Sì, ok, forte di Bard di qua, ma ragazzi, mi sa che l'ho preso dalla parte sbagliata, perché dall'altra parte arrivando ho visto un sacco di ascensori fantastici, panoramici. Non c'era posto al parcheggio, ho parcheggiato da quest'altra parte qua. Mille scalini. Fantastico, abbiamo trovato l'ascensore. Tra l'altro molto bello. Sono appena entrato nel forte di Bard. Una volta, là in fondo, c'era il ponte levatoio. Più fisico. E dopo tutta questa fatica, beh sì, dai, l'ultimo pezzo in ascensore, eccoci arrivati in alto. Proviamo lo zoom di questo telefono. Là in fondo dovrebbe esserci il ghiacciaio, il Monte Bianco, dove praticamente eravamo noi, ma oggi ci sono un po' di nuvole. Togliamo lo zoom perché adesso vi faccio vedere il forte di Bard da questa prospettiva. Beh, non era male. A me sembra invece che non gestisca molto bene la luminosità questo Xiaomi, e questo è anche il controluce, il sole è dietro al forte. Centriamo? Vediamo come gestisce la messa a fuoco. Entriamoci. Ripresa macro su questo cartello perché ci dice che Paul Bourrier ha fatto qua a Bard una fontana nel 1978, non l'ha fatta, vedete, incomodato d'uso, quindi è qua solamente come esposizione. Bellissima, la messa a fuoco è stata abbastanza buona. Perché è bellissima? Perché guardate, con il peso dell'acqua che riempie i tuboni, e magari adesso faccio un po' di zoom, la fontana, o meglio l'opera d'arte, continua a cambiare. Vedete che si sposta in base al peso dell'acqua, come si mette, a un tubo che picchia sull'altro tubo. Insomma, mi sembra molto carina. Mi ricorda un po' le fontane al Beaubourg a Parigi. Bella. Entriamo da dove? Da qua. Questo una volta era il ponte levatoio. E sotto c'erano gli squali. Qui testiamo la ripresa al buio perché siamo in una sala dove c'è un filmato là su tutti i castelli della Valle d'Aosta, messa a fuoco forse un po' pigra, e delle riproduzioni. Per esempio, questa è una classica abitazione valdostana, scusate il mio riflesso, ma siamo sotto vetro. Delle immagini, delle figure, questo è un barbaro, e soprattutto di là delle attrezzature non moderne per quanto riguarda le scalate alle montagne qua attorno negli anni scorsi, e qua delle postazioni con degli iPad sui quali si può andare a visualizzare un po' di storia della valle. Interessante, e vi assicuro che qua dentro è veramente tanto buio. Guardate qua com'è luminoso l'ingresso, e qua siamo praticamente al buio. E di là una mostra interessante di Francesco Next. Guardate quel quadro, a me non dispiace. Magari vi avvicino un attimo, così lo vedete meglio. Continuiamo la visita. Questo costruito praticamente su un cucuzzo di una montagnetta nella valle tra due pareti rocciose, quella da una parte e quella dall'altra. Sì, ma c'è qualcuno che sale in macchina, qua si bara. Forte di Bard. La mia macchina, guardatela, là in fondo! Proviamo a zoomare, così facciamo la prova di zoom. Sì, e la Kia Ceed là in mezzo ai due camper. Da qua sembra parcheggiata male, in realtà non è parcheggiata così male. E la discesa la facciamo a piedi. E non è vero che in discesa si fa meno fatica che in salita, eh? Sembra, ma si usano muscoli diversi. Vabbè, me la racconto. Ciao!